Salutiamo Vincenzo Fornaro che è qui con noi questa sera. Siamo sempre stati vicini a quest'uomo e lui è vicino a noi questa sera e lo ringraziamo per questo. Vincenzo, ricordiamo, è un allevatore da 3 generazioni, imprenditore e proprietario di una masseria nei pressi appunto dell'Ilva, che ha subito dei gravissimi danni negli anni scorsi. Ricordiamo l'abbattimento del pascolo delle pecore e quindi per l'inquinamento da diossina. Vincenzo, dal 2008 al 2016 cosa ritieni sia cambiato della situazione globale sia di Taranto e nel tuo caso specifico cosa è cambiato? Sicuramente rispetto al 2008 c'è molta consapevolezza in più, tutta la cittadinanza ha preso coscienza dei reali problemi ambientali che affliggono questa città, però oggi invece c'è una grande consapevolezza, si può parlare tranquillamente, la popolazione è a conoscenza del problema dell'inquinamento, sta cercando tutta insieme e stasera ne è una dimostrazione. Per quel che riguarda invece la coltivazione dei tuoi campi in via sperimentale con la canapa, ci vuoi parlare di questo progetto? Dopo aver combattuto per portare questi signori in tribunale, perché diciamo, la denuncia parte dalla nostra vicenda e quindi i primi anni abbiamo perso del tempo per portare questi signori in tribunale. Poi abbiamo dovuto pensare a cosa fare di questa azienda che comunque era rimasta ed è rimasta ferma per tanti anni e quindi non potevamo più esercitare le colture tradizionali che abbiamo sempre fatto da una vita, quali grano, orzo e altri tipi di cereali. E allora là c'è stato un incontro fra pazzi, lo definisco io, no? Quindi durante uno dei tanti convegni a cui sono stato invitato ho avuto la fortuna di conoscere i promotori della coltivazione della canapa. Possiamo farne i nomi di questi promotori? Esatto, come no, era il team di Canapuglia all'epoca, quindi Marcello Colao, Vladimiro Santispanna, Claudio Natile, che mi hanno illustrato le proprietà di questa splendida vegetale, proponendomi, dice, perché non facciamo una coltivazione sperimentale sui tuoi terreni così fortemente contaminati da diossina. Quando avete cominciato? È stato presentato il progetto nel 2013, facemmo un convegno di presentazione in masseria da me, quindi anche il luogo fu abbastanza simbolico, e immediatamente dopo il convegno fu fatto ad ottobre, ad aprile, che era la data utile per iniziare la semina, perché la canapa va seminata fra marzo ed aprile, noi seminammo il 5 aprile di San Vincenzo, tra l'altro neanche a farla apposta, siamo partiti con questa coltivazione. Quella che abbiamo fatto pochi giorni fa è il secondo raccolto. Complimenti, perché sei l'esempio. Grazie. Per questa città questa sera di come i problemi possono essere trasformati con nuove idee in soluzioni. Grazie. Assolutamente non bisogna mai arrendersi e Taranto ha bisogno di questi segnali.